vittime di violenza. Bullismo in classe. La compagnia teatrale 3001 porta nelle scuole un singolare progetto di educazione rivolto agli adolescenti. Noemi Romeo. Cosa? È una poverina. Cioè, è una poverina. È uno scherzo della natura quella. Pugli e Pupe è il progetto educativo voluto dalla consulta giovanile del Consiglio regionale del Piemonte per sensibilizzare i giovani ai temi del bullismo e del cyberbullismo. Farà tappa nelle scuole superiori con gli attori della compagnia teatrale 3001. Oggi il debutto all'Istituto Professionale Plana di Torino, dove due attori hanno dato voce alle esperienze che gli adolescenti condividono sui social network. Anche l'istituto di Piazza Robilant, come altre scuole, non è immune al fenomeno, per questo l'iniziativa è stata ben accolta. È capitato di dinamiche di classe in cui alcuni gruppetti prendevano di mira certi ragazzini. Siamo riusciti a far rientrare questa situazione tramite degli interventi nelle classi di esperti. Io sono arrivato lì e le ho preso la brioche e le ho dato un morso e così è rimasta con la mezza brioche. Le storie di un bullo e della sua vittima sono diventate lo specchio nel quale gli studenti si sono riflessi. Alla fine è toccato proprio a loro risolvere i conflitti che via via venivano rappresentati in forma teatrale. Bisogna pensare molte volte prima di fare una certa azione su internet, anche perché le cose rimangono. Le persone dovrebbero intervenire di più e fermare questi bulli e aiutare le vittime di bullismo. Io sono doppia K, KK. The king of the kids. Scherzi.